Ieri alla piscina comunale di Pozzallo si è disputata la seconda prova del campionato interprovinciale ACSI di nuoto 2015. A rilevare i tempi a bordo vasca sono stati i cronometristi della SD Iblea di Ragusa, che hanno stilato la classifica finale dei giovani atleti provenienti dalle province di Ragusa, Siracusa e Catania. I partecipanti sono stati suddivisi in categorie A, B, C, ragazzi e juniores, da evidenziare gli entusiasmanti e incoraggianti risultati ottenuti dai piccolissimi, che hanno conquistato più di un po' fra i vari stili di nuoto. Nella categoria A femminile, Carla Nifosi della Polisportiva Erea di Ragusa ha vinto sia i 25 metri farfalla che i 25 metri stile libero. Nella stessa categoria maschile, a salire per ben due volte sul podio più alto è stato Carmelo Fargione della società Vitality di Modica, che si è imposto sia nei 25 metri stile libero sia nei 25 metri dorso. Nella categoria ragazzi maschile, Carmelo Floridia della società Cabrera Nuoto di Pozzallo si è classificato al primo posto sia nei 50 metri rana sia nei 50 metri stile libero. Nella categoria juniores femminile, Giulia Barone della società Acqua Azzurra di Ragusa ha vinto nei 50 metri farfalle e nei 50 metri dorso. Al termine della giornata di nuoto e dopo le premiazioni, atleti e allenatori si sono dati appuntamento per la terza prova del campionato interprovinciale di nuoto 2015, che si svolgerà metà aprile.